Profondo blu. Stiamo proseguendo le ricerche dell'acqua cristallo. Il piano per la distruzione degli esseri umani è a buon punto. Vai. Dimmi. Questo vuol dire che non avete fatto progresso. Mi dispiace, profondo blu. Beh, non importa. Perché intendo affidarvi un'altra missione. Dovete togliere di mezzo il Cavaliere Blu. Il Cavaliere Blu è in pericolo. Perché vuole che eliminiamo il Cavaliere Blu? Non capisco l'utilità di questa azione. Vuoi dirmi perché dovremmo mettere da parte il nostro piano per occuparci del Cavaliere Blu? Non costituisce una minaccia per noi. Quindi perché dovremmo perdere tempo con lui? Pensandoci bene, il suo fine ultimo non sembra quello di difendere la Terra. Secondo me dovremmo ignorare gli ordini, tanto chi se ne accorge se lo togliamo di mezzo o no. In fondo quello non ha niente a che fare con Profondo Blu. Allora, tu che ne dici, Pai? Io penso che sia inutile discuterne. Cosa? Il nostro dovere è obbedire agli ordini di Profondo Blu senza porci troppe domande. D'accordo. Come immaginavo, non ci sono altre spiegazioni possibili. Comunque è strano, molto strano. Hai scoperto qualcosa, Kyle? Grazie, ci voleva. Non capisco, eppure questa serie di fenomeni collegati sembrerebbe generata dal potere dell'acqua cristallo. O quantomeno io non mi sento in grado di immaginare una causa diversa per questo genere di eventi. In quei luoghi non abbiamo trovato nessuna traccia di ciò che cerchiamo. Già. Quanto sia inspiegabile, l'acqua cristallo lì non c'era. Eppure quegli strani fenomeni sono accaduti. Perché non c'era l'acqua cristallo? Ragioniamo un po'. Secondo te? Ci sono troppi aspetti inspiegabili in tutta questa faccenda, Ryan. Comincio a pensare che abbiamo a che fare con un'altra dimensione con la quale non c'è possibile interagire. Ma è pazzesco. Non so più cosa pensare. È tutto così complicato. Sì, hai ragione. Troppo. È incredibile! Non mi aspettavo di fare la finale! Ma che di fronte alla mente! Anch'io! Benvenute al caffè, ragazzi! È per noi un piacere essere qui! Un grande piacere! Perché ci sei tu! Mai viste tante clienti tutte in una volta? E mi sembra che si comportino in modo strano. Ho il sospetto che dipenda dalla presenza di Mark. Non lo so, comunque c'è una gran confusione. Che cosa posso portarvi, signorina? Vuoi che lo ripeta, certo. Che cosa posso portarvi, signorine? Se Strawberry vedesse questa scena, non credo le farebbe piacere. Non ci avevo pensato. Secondo te come potrebbe reagire? È difficile prevederlo, ma conoscendola potrebbe cacciare via tutti i clienti. Fuori, sparite immediatamente! Andate via! In effetti questa mi sembra una possibilità molto verosimile. Che cosa suggerite di fare? Scusatemi, sono molto in ritardo. Oh, santo cielo, ho il fiocco tutto storto. Ecco, così va meglio. Adesso sono pronta! Per favore, Mark, da questa parte! Arrivo! Dai, prendiamo il dolce del giorno! Bene, vi porto subito 3 porzioni della nostra crostata. Sì, eccomi. Oggi c'è Mark. Ci siamo! Com'è carino! Gli sta così bene la divisa! È bellissimo! Meno male, è andata bene! Strawberry è cotta di lui, è innamorata! Ecco i vostri gelati! Strawberry, puoi darmi una mano con questa ordinazione? Sì, certo, fammi dare un'occhiata! C'è qualcosa che non va, Ryan. Si può sapere perché ci guardi così? È una fortuna che Mark faccia parte della nostra squadra, non pensi? Lui è dei nostri. Ma certo, che domande fai? È ovvio che lui sia dalla nostra parte. Oh, adesso capisco perché non hai amici. Non puoi fissare la gente con quello sguardo severo senza dire una parola. Ehi, aspetta, dove stai andando?
Mi dispiace per oggi. A che cosa ti riferisci? Parlo di Ryan. Quel ragazzo si rende davvero antipatico. È difficile capire cosa gli passi per la testa. Sì, è vero. Ma non preoccuparti, per me non c'è il minimo problema. Ti assicuro che in realtà non è sempre così. Non so perché faccia tanta fatica a socializzare. In fondo è un bravo ragazzo. Strawberry? Sì? Che c'è? Mi sembra che tu vada molto d'accordo con Ryan. Sai, sono un po' geloso. Come? Ma che cosa stai dicendo? A me interessi soltanto tu, Mark. Oh? Ecco, volevo sentirtelo dire. Ti voglio bene. Anch'io, tanto. Andiamo. Filo conduttore nelle azioni del Cavaliere Blu. Lui difende soltanto Mewberry. Non si occupa mai delle altre. Gli interessa solo lei. Bene, ho constatato che il Cavaliere Blu compare sempre quando Mewberry è in grave pericolo e di conseguenza... agiremo su di lei. Molto bene, il mio piano è completo. Posso procedere. La probabilità di riuscita è del 99,2%. Cavaliere Blu, il tuo prossimo intervento sarà anche l'ultimo. Il nostro pianeta, cioè la Terra, ha una storia lunghissima, ragazzi, che dura da circa 4 miliardi e mezzo di anni. Per convenzione, questo tempo lunghissimo viene diviso in 5 ere geologiche. Questo cioè in 5 periodi di tempo che non hanno la stessa lunghezza. Infatti, i geologi, gli studiosi dell'evoluzione della crosta terrestre, hanno conoscenze sempre più scarse e sommarie man mano che si risale indietro nel tempo, e per questo motivo hanno dovuto attribuire alle ere più lontane periodi di tempo molto lunghi. Che cosa ha ultimamente Strawberry? È sempre stata un tipo un po' strano, ma in questi giorni sta veramente esagerando. Cosa le è successo? Che è successo? Guardate, c'è qualcosa fuori dalla finestra. Che strana luce. Che cosa è successo? Guardate. Che cos'è quell'oggetto? Forse è un chimero. Strawberry! Mark! Su, andiamo. Cosa? Qui c'è sicuramente lo zampino degli alieni. Sì, questo è probabile. Dobbiamo intervenire. Ne sei sicuro, Mark? Non preoccuparti, ti proteggerò io, non devi aver paura. D'accordo. Vieni. Andiamo. È bello avere qualcuno che mi difende. Con Mark al mio fianco, mi sento pronta a superare qualsiasi difficoltà. Quando lui è con me, sento di poter battere qualunque nemico, anche il più agguerrito. Lo sai, non ho mai visto un chimero così strano. Sarà all'altezza del mio piano. Con questo nuovo chimero vinceremo di certo. Sei sicuro che questa strana creatura sia in grado di battere il Cavaliere Blu? Ne sono sicurissimo. Ho studiato tutto nei minimi dettagli. Il nostro nemico non avrà più scampo. Oh.
L'obiettivo numero uno è il Cavaliere Blu. L'obiettivo numero due sono le ragazze Miu Miu, è chiaro? Li elimineremo tutti una volta per sempre. Tocca a te! Caspita, è enorme! Non abbiamo neanche un secondo da perdere. Il nemico è gigantesco. Teniamo gli occhi aperti, ragazzi. Mio Pam, mio Paddy, ci siete anche voi? Forse insieme riusciremo a sconfiggere quel mostro. Dobbiamo riuscirci. Sì, lo rispediremo da dove è venuto. Vai, Strawberry. Sì. Mio Barry, metamorfosi. Buongiorno. Ehi, voi due! Ci stiamo stancando dei vostri trucchetti! Non riuscirete mai ad avere la meglio su di noi, quindi rassegnatevi e tornate nella vostra dimensione! Attenti! Fiocco d'energia! Grazie, Mark. Fiocco d'azione! Fiocco d'acqua! Fiocco immobilizza! Strawberry, non ti muovere. Cavaliere Blu, sei in trappola. Osserva attentamente. Se solo provi ad accennare una reazione, per la tua Mew Berry sarà la fine. Lasciatela stare. E la pagherete. Getta la spada. Obbedisci. Devi fare quello che ti dico. E adesso smettila di guardarmi in quel modo. Ah!
stai attento! No! Finché la tua adorata Mewberry sarà mia prigioniera, tu sarai completamente alla mia mercé, Cavaliere Blu. Sappi che ho intenzione di toglierti di mezzo, quindi ti conviene rassegnarti. Ora mi diverto io! Prendi questo e questo! Scappa, va via! Basta, lasciatelo stare! La prerogativa del Cavaliere Blu è quella di proteggerti, ma se tu sei prigioniera, non può fare niente, sa battersi solo per te. E non può difendersi, quindi soccomberà. Non è giusto! Smettila di agitarti, è perfettamente inutile. Nessuno riuscirebbe a sfuggire alle spire d'acciaio di questo chimero. Mettiti in salvo! Va via, non preoccuparti! Io me la caverò, vedrai! Ti prego, scappa! Strawberry. Strawberry, non aver paura. Io ti proteggerò. Ti proteggerò sempre. È successo tutto per colpa mia. Non mi lasciare. Ho bisogno di te, ti prego. È arrivata la tua ora, Cavaliere Blu! Non sopravviverai all'attacco click-clack! No! Missione compiuta. L'obiettivo è stato annientato. Oh. Un momento. Ma è impossibile. Ti ringrazio. Mi dispiace. È stata colpa mia. Sarei dovuta intervenire molto prima. Scusami, Mark. Ma ora finalmente ho capito. Non devo pensare che tu possa sempre arrivare in tempo per difendermi. Strawberry. Mi dispiace, ma nessuno riuscirà a dividerci. Sarò disposta a qualunque cosa per difenderlo. Succede? Mewberry non dovrebbe riuscire a generare tutta questa energia! E invece l'ha fatto, quindi è meglio andarsene! Mi domando dove abbia trovato questa forza incredibile. Forse era dentro di lei. Thank you.
No. Tutto questo è inspiegabile. Strawberry non è così forte. C'è dell'altro.